Allora, praticamente questa partita qua l'avevamo registrata. Avevo fatto un gol con Zaniolo, poesia quel gol. E niente, la registrazione è andata a puttane. E la poesia più bella è stata che non vedrete mai la papera del mio portiere, perché quella è veramente una poesia. Mamma mia. Perché 95 ho visto? Perché poi, tipo, mettere tutte le squadre allo stesso livello, tutti i giocatori sono 95. Della fiamma che è? No, è una merda, l'ho provata una volta e tipo fa cacare il cazzo, perché hanno tutte le stazze uguali. Però aspetta, te in questo momento sei avvantaggiato, a me sta laggando. Ma come sta laggando? Vabbè, noi iniziamo la partita, poi semmai riavvio la connessione. Perché cioè, è un po' pixelato, ecco. Io c'ho Rui Patrizio, Mancini, Smalling e Bagnez, mamma mia. Karsdorp, Cristante, Matic, Spina, Zaniolo, Pellegrini, Abraham. Guarda, se adesso mi toccherà vedere i Bagnez fare il fenomeno. E scherzaci, tutto può succedere. Mamma mia che panchina. Vigna, Sharawi, Belotti, Zaleski, Camarascio, Muradov e Svilar. Porca puttana. Aspettami un secondo, vado a prendere il talismano. Eccolo qui il talismano. Tu non lo puoi vedere, ma lo vedrai. E tra l'altro lo dico anche a te, ma anche a chi guarderà questa roba, che dovete vedervi assolutamente il pronostico di Fiorentina Inter che è uscito. No, ve lo dico così, giusto per informazione, sai? Peride, si fa peride. Si fa peride, esatto, si fa molto peride. Comunque no, davvero è molto per carino. Per il meme. Sì, mo mi fa vedere lo spogliatoio della Roma come se fosse il club più vincente della storia. Dai, let's go. Io non mi posso. Io ho paura confessare. Perché vedo un po' pixelato. No, aspetta, zia, è ingiocabile. Non ci riesco proprio a manovrarli. Let's go. Cristante, Zaniolo, potrebbe riprovarci. Però la dà a Tammy che fa un tiro di merda. Un prima occasione per la Roma comunque. No, qua no. Tiro ben fermabile. L'ho notato. Kvara, no. Cazzo. Cazzo, è pazzo. Tammy. Sì. Per Niccolò Zaniolo. Vabbè, ma anche te sei uno lurido, eh. che uomo lurido ha fatto un gol della Madonna? Ma ti lamenti di chi fa questi gol e poi li fai, cioè. E ho capito, e chi va con lo zoppo? Impara a morire. No. Nel non senso. Vabbè, il tuo senso. Portiere. Il tuo portiere ha un ritardo che veramente. Ma te lo... Grande Chris. Allora, Pellegrins. Pellegrins. Dentro. Minchia, oh. Sono andati a recuperarla a Trastevere sta palla. Zaniolo. Tammy. Tammy da posizione impossibile. Vabbè. Ma pressate, raga. Oh, ma abbassa un po', per favore. Buon gioco. Era buona. Era buona. Come era buona? Ma via, signore della furia. Batte a uscire verso Tammy. Mamma mia. Oh, Prefangone deve sbagliare a 150 lui qua. Spina. Spina. Brian Cristante. Brian. Il mulinello di Brian. 2-0 Roma. Vabbè, abbiamo appurato che a me non torna a giocare qua. A parte che il Napoli, ripeto, come ho detto ieri, che è, cioè, l'ho detto come nel tuo video, cioè a me non torna per niente. Sarà me l'unica squadra con cui veramente riesco a fare il culo a tutti. Grande addormita di Mancini, vabbè, è plausibile. Raspadori, sicuro? Sì, sì, vabbè, cazzo. Che cazzo te la allunghi? No! Guarda, ma cos'è? Secondo tempo si rivoluziona la squadra. Cristante. Tammy! No, non riesco a giocare. 3-0 Roma! E andiamo! Io mi immagino già gli insulti dei napoletani in questo momento. Uno dietro l'altro. Ma è bella lì a fil di palo proprio. No, vabbè, quella fatta io apposta. Ci speravo, eh. Miau, no. Miau, no. Ci penserà Smaldini? No, non ci pensa neanche lui. Esci, coglione.
Non riescono, non sanno giocare. Questi è un blocco continuo qui. Comunque, boh, Camara per Matic a caso. E semmai dopo flashback con Elsha. Cuore rosso nero il Sharawi. Oh, è partito. No! Dai, ecco, lo sapevo! E che devo fare? È l'unica cosa che sono riuscito a Kick fare off finora. glitch col giocatore più buggato della Serie Finora è l'unica cosa che sono riuscito a fare con questa squadra, quindi è già troppo. A. No. Dentro? Ma che cazzo? Non nessuno ti ha detto di fare questo! Cos'era questo? Non lo so, non lo voglio sapere! E poi da Spinazzola non me lo sarei mai aspettato. Non date a Simo giocatori con 3 stelle di skill superiore, perché se no sei finito. Avvertenze. Esatto. Non è partito sto coglione! Però è partito quell'altro coglione. Info. Oh, ok. Cazzo ho detto. Io Grande merda. scalda bagnez! Ma ti rendi? Ma io lo sapevo che si metteva a fare il fenomeno, era Dio buono. Spina! Pellegrini! Nessuno ti ha detto di agganciarla, ma hai fatto una cosa egregia, ma c'è Østigard! Boom! Ma cazzo ha fatto a bloccarla? Roma, Roma, Roma! Dove cazzo vai? Dove cazzo vai? Dove cazzo... No! Lucquano! Che culo! Io che palle. No! Sì, io. La caccia all'uomo è diventata... Ho visto una grafica rossa! Mi è preso malissimo! Fuori gioco. Cosa? Ancora l'ennesimo Brian Cristante. Contropiede Roma. Nicolo Zaniolo. Mamma mia. Sono rottissimi i pallonetti a sto gioco. È rottissimo il gioco direttamente. Attenzione! La pallina così. Era bel colpo di testa. Cristante! Per Karsdorp! La chiude la Roma! Rick Karsdorp! Il 4-1! Esplode l'Olympic! Non ho sentito il porcone uscirti. Cioè, il gioco parla da sé. Quando Karsdorp fa questi gol qua, capisci che c'è qualcosa che non torna e non Beh, puoi lo farci so. nulla. Lo Cioè, so. quindi non puoi farci niente perché la Roma non ha questi giocatori. Non so che dire, veramente. Karsdorp, uno dei giocatori più scarsi della Serie A. Ed è vero, perché è un coglione Karsdorp, veramente. Boh, vabbè, ok. La caca! No! Recuperatelo, prendetelo! Grande scalda bagnez! No! Capisci che il gioco non va bene quando Kvaratskhelia, che è più forte di tutta la rosa della Roma messa insieme, non riesce a segnare così. Elsha! No! Finisce qui! Roma batte Napoli 4-1! Vabbè, Staz parlano un po' da sole.